Ragazzi, Topstone di Cannondale. Dai, andiamo e vi faccio un po' vedere di cosa si tratta. Benvenuti a bordo. Topstone è la gravel un po' più aggressiva, un po' più orientata veramente all'escursione fuoristrada di Cannondale. Quindi Cannondale ha, diciamo, due gravel, la Topstone appunto, che è questa qui, e poi la Super Six Evo SE, che è quella un po' più carina, un po' più leggerina. Questa è quella aggressiva. Difatti questa ha la Lefty da 30 mm e il reggisella telescopico. Questa appunto, come vi dicevo, è la gravel di casa Cannondale. Come vedete, il telaio ha questo snodo qua che lo rende super super confortevole, e appunto qui le vibrazioni vengono assorbite e non viene trasmesso nulla alla schiena. Poi, salendo, abbiamo il reggisella telescopico, la Lefty. Ecco, questa è la cosa, la configurazione davvero interessante è manubrio gravel, manubrio da strada, diciamo, gravel con Lefty da 30 mm, quindi 3 cm di escursione. La bici è molto particolare, adesso è aperta, qui si apre e si chiude, montata GRX, come sapete, va bene, io mi trovo benissimo con questi freni qua da paura. Questo è il manettino per il reggisella, che si può attivare o tirando su qua o spingendo giù qua. Diciamo che non è il massimo, nel senso che purtroppo è in una posizione un po' infelice, perché cioè ci dovete prendere la mano, perché quando si passa da questa posizione qui a qua è un po' impiccia, un pochettino di impiccio c'è, però diciamo che appunto si ci deve semplicemente appunto fare la mano. Questo modello qui in particolare lo vedete un pochettino fuori misura, perciò un fuorisella veramente accentuato, un'altezza manubrio molto accentuata. La bici è un po' piccola per me, l'ho dovuta adattare, ma volevo proprio provarla e questa era quella disponibile. Chiaramente la Topstone è fatta come tutte le bici gravel, e sono studiate per avere il massimo di portabilità, quindi borsa davanti, qui c'è un altro aggancio per o le borse o un altro portaborraccia anche qua, e qui ci sono tutti gli scassi per incastrarci appunto degli oggetti, tipo quello che io ho messo qua si può mettere tranquillamente qua e quindi è un po' più esteticamente, rimane un po' più compatto. Io al brucio l'ho montato lì, poi lo risposterò sotto. Cosa dirvi, è una bici super confortevole, è orientata un po' più all'estremo, nel senso che qui si può guidare tipo una mountain bike. Ecco, questa è davvero l'ideale per la Liguria, dove poi le discese sono veramente un po' più brutte, non è strada bianca. Per la strada bianca va meglio la Super Six SE, per la Liguria, che sono un po' più aspre, va bene questa qui. Unico difetto che io trovo, ma su tutte le gravel che ci sono adesso in commercio, ragazzi, ma perché volete mettere sta corona singola? Questo è un rapporto, questo qua, io con questo qua muoio. Adesso non so nemmeno che da quant'è, ma è troppo grosso, e poi è singola. Le gravel vanno con la doppia corona, perché la gravel deve essere super ultra versatile, quindi anche una guarnitura, volendo, vogliamo montare un gruppo da mountain bike, ma non va bene, perché la mountain bike non puoi fare 50 all'ora. Mi dispiace, la gravel col monocorona al momento non si può fare. Quando dietro ci metteranno 15 rapporti e ci metteranno Paco Pignoni col 60, allora vi posso dire di sì. Ma oggi, che anche un 50, metteteci quello che volete, cioè poi a parte che un 50 non ci sta nemmeno, perché la catena diventerebbe troppo grossa. E quindi ecco l'unico appunto che io faccio, io comprerei una gravel, sì, la comprerei, perché comunque è una bici che secondo me è fantastica se vuoi fare l'uscita rilassata. Io uso l'FSI in versione gravel quando piove, perciò mi faccio anche un po' di mountain bike o strada, però con le gomme grosse, che è molto interessante, è comodissima, perché questa non ti spacca la schiena, non ti spacca le braccia, è comodissima. La comprerei, ma io la comprerei assolutamente con la doppia corona davanti, perché appunto la versatilità su una bici proprio
che fa del suo, il suo spirito essere versatile. Cioè questa bici va bene per andarci a fare la spesa, per andarti a fare un bel giro, per fare escursionismo, per fare viaggi, per fare tutto. E poi un monocorona. Qui faccio un appunto a tutto il mondo gravel, perché la scusa, il discorso è: noi mettiamo il monocorona perché è più bello da vedere, ma chi se ne frega? Io non, cioè, ste bici vanno pedalate, non vanno guardate. Cioè, bellissima da vedere, va bene, però ragazzi, adesso vi faccio vedere un pochettino di guidato. Finiamo la salita, ancora un pezzettino di asfalto, e poi incomincia lo sterrato e vi faccio un po' vedere com'è, e poi in fondo tiriamo un attimo le conclusioni sulla guida, soprattutto. Andiamo. Questa andatura qua, così sostenuta su questo terreno così, la si può fare veramente praticamente solo perché si ha la forcella, perché con una gravel si fa, ma prendi di quei colpi, rimbalzi da far paura. Al momento il telescopico non l'ho usato e penso che non lo userò. Il comando del telescopico davvero lì, dove è posizionato, mi dà un fastidio. Cioè quando impugno sotto ci picchio col pollice e io lo sposterei, o comunque lo metterei da una parte anche meno accessibile, tanto non è che hai bisogno di usarlo di continuo, no? È una cosa che usi veramente una volta ogni tanto, quindi non è così essenziale che sia perfettamente in posizione. Telescopico. Cazzo, qui è trialistico più che... Ecco, qua l'ho usato il telescopico. Sì, però questo non è grave assolutamente. Questo è tutto tranne gravel, cioè questo è proprio trial, cross country, non lo so. Un po' di cross country l'abbiamo fatto, praticamente. Che vi devo dire, questa è il suo pane, nel senso che è una bella ciclabile tirata, lucido, nuovissima. È il pane di ogni ciclista, ogni bici. Arrivato, eccola. Allora, un piccolo recap. Mi sono divertito, molto molto aggressiva e molto cross country, nel senso che questa veramente va benissimo per fare quel gravel ligure. Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto è la larghezza delle leve. GRX in questa versione ha delle leve fantastiche perché vanno a prendere tanta mano. Invece purtroppo non mi piace per nulla la posizione appunto qua, perché vedete che è un casino. Quando uno va poi sotto, anche lì non sai mai come impugnarla, perché questo ti rimane a mezzo. Io non lo so, l'avrei messo qui, tanto comunque alla fine sto telescopico l'ho usato una volta, proprio avete visto, in quel pezzo molto roccioso dove ne valeva la pena. Ma se no serve, non serve il telescopico. Per il resto
sono divertito, adesso per qualche giorno la uso, quindi date un'occhiata al mio Strava e al mio Instagram e vedrete le storie e i giri che faccio con la Topstone. Quindi grazie ancora a Cannondale per avermi fatto provare questa gravel, grazie, ciao, alla prossima.